Benvenuti, sono Danilo Gigante, amministratore unico della GigArt, società di consulenza nel mondo dell'art finance. Quest'oggi presenteremo quaranta opere selezionatissime a livello europeo per darvi sempre più la possibilità di avvicinarvi a questo meraviglioso mondo. In esclusiva per voi ci sarà una presentazione del professor Vittorio Sgarbi. Io sono sicuro che coglierete questa grande opportunità. Buon proseguimento, buona acquisizione, vi affido ai miei consulenti che sono sicuramente in grado dal vivo di trasferirvi l'importanza di questa operazione. Buonasera a tutti. Quadri che ho intorno a me rappresentano un mondo di felicità contadina o di visione di un mare sicuro in cui tutto è tranquillo e quindi quadri gradevoli, piacevoli, in cui si sente come viene diminuito e semplificato anche l'impressionismo, che pure manda con diversa tecnica evidenti segnali in opere come questa o in opere come questo Campo di Papaveri, che sono espressioni di una revisione, riflessione sull'impressionismo, ma non sono dipinti impressionisti. Hanno però dell'impressionismo questa stessa piacevolezza, questa gioia di vivere, quest'occhio che guarda una realtà composta, rasserenata, preindustriale, una realtà in cui non c'è il male, non c'è il dolore, non c'è la lacerazione, non c'è la sofferenza. Illustrazioni di paesaggi felici, questa poesia semplice e questo tempo fermo e sospeso sono la caratteristica di Cascella nell'arco di quasi 80 anni di attività, 80 anni di attività vera, come se il tempo si fosse fermata la storia, non fosse stata la rivoluzione industriale, il boom economico, gli anni 60, l'automobile. Non c'è un'automobile, ci sono barche, vele. Un pittore post-impressionista che ha voluto continuamente cancellare l'ombra del dolore, l'ombra della sofferenza, l'ombra del male dalla sua visione e ci ha restituito un mondo felice che non c'è. Quindi un pittore in fondo irrealista, benché tanto realista, perché la realtà che ci rappresenta non è la realtà vera, ma la realtà sperata, una realtà consolatoria, per trasportarlo in questa dimensione quotidiana, come di un artista la cui gradevolezza è la ragione del successo, un successo non perdonato a Cascella, tale da averlo in qualche modo allontanato dai confini della grande storia dell'arte del Novecento, cui di diritto appartiene. Lunga è la ricerca di Mirko Pagliacci, che è un giovane, giovane nella visione, giovane nel tratto, giovane nella freschezza dell'immagine, giovane anche nel mettere in discussione, senza la presunzione degli artisti, di essere arrivato a capire quello che l'arte per lui deve essere. E quindi vediamo da un lato la rielaborazione della fotografia, che è un'intuizione di Schifano e insieme anche di molta della pittura che sente di dover combattere con l'altra immagine di quella fotografica, la pubblicità. E poi, proseguendo, vediamo la citazione fotografica di vasi attici, ancora l'informale, e poi una pittura invece con un più forte
intendimento grafico, l'omaggio a Kittering, ma il riferimento anche dall'altra parte a Fidia, e poi la merda d'artista di Manzoni, e poi l'informale tra Vedova e Pollock, rovesciato, ribaltato, come in un altro dipinto, Campbell Soup, che è un celebre dipinto, una intuizione pubblicitaria diventata pittura di Andy Warhol. 8 possibilità, 6 possibilità, l'arte concettuale, la pittura, l'omaggio a Schifano, l'informale, la citazione di un'opera classica. E così, vedete come si riproduce il modulo, e qui Picasso cubista e ancora Burri, e poi un Kuros, un'immagine del VI secolo a.C., della sua energia, e poi ancora i riferimenti alle scritte come nell'arte concettuale degli anni 60, e qui la poesia visiva, la citazione di Schifano, la fotografia, la pittura informale. Insomma, c'è stato davanti a me Andy Warhol, c'è stato davanti a me Manzoni, c'è davanti a me ovviamente Fidia, la grande pittura, la pittura classica e la scultura antica. E ci sono le invenzioni dei miei contemporanei, ma io oggi non posso decidere. Io non posso far coincidere il mio nome con una sola immagine. Io vivo in un dubbio, in una incertezza di me stesso, quindi una forma di umiltà straordinaria e di prevalere della funzione critica su quella creativa. Ecco, in questo punto di crisi Pagliacci ha l'onestà di darci tante possibilità e di offrire un quadro in cui tu puoi vedere una cosa e il suo opposto e insieme dire qui davanti, o come un testo di storia dell'arte in forma di quadro. E la forza del dubbio è l'unica certezza che ha Mirko Pagliacci.